Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore, che aprì una strada nel mare e un sentiero in mezzo ad acque possenti, che fece uscire carri e cavalli, esercito di eroi da un tempo. Essi giacciono morti, ma più si rialzeranno, si spensero come li uccidono, sono estinti. Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche. Ecco, io faccio una cosa nuova. Proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò fiumi nella steppa. Mi glorificheranno le bestie selvatiche, sciacalli e struzzi, perché avrò fornito acqua al deserto, fiumi alla steppa, per dissetare il mio popolo, il mio eletto, il popolo che io ho plasmato per me, celebrerà le mie lodi. Parola di Dio. Grazie a Dio.
cose ha fatto il Signore per noi. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Allora si diceva tra le genti: il Signore ha fatto grandi cose per loro. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Eravamo pieni di gioia. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i torrenti del Negev. Chi semina delle lacrime mieterà nella gioia. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Nell'andare se ne va piangendo, portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con gioia, portando i suoi coroni. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Gesù Cristo, mio Signore. Per Lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura per guadagnare Cristo ad essere trovato in Lui, avendo come mia giustizia non quella derivante dalla legge, ma quella che viene dalla fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede, perché io possa conoscere Lui, la potenza della sua risurrezione, la comunione alle sue sofferenze, facendomi conforme alla sua morte, nella speranza di giungere alla risurrezione dai morti. Non ho certo raggiunto la meta, non sono arrivato alla perfezione, ma mi sforzo di correre per conquistarla, perché anch'io sono stato conquistato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo ancora di averla conquistata. So soltanto questo: dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la meta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù. Parola di Dio. Crediamo, grazie a Dio. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando
cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanche io ti condanno. Va ed ora in poi non peccare più». Parola del Signore. Ci ricordiamo sicuramente il Vangelo di domenica scorsa, che era sempre in un contesto di misericordia, di perdono. Il Padre misericordioso nei confronti del figlio minore, ma poi anche del figlio maggiore. Quindi il volto del Padre, Dio Padre, come colui che sempre attende il figlio che torna, colui che guarda sull'orizzonte se il figlio che è lontano ritorna da lui. Quindi questo amore di un padre che poi, abbiamo visto, non era così corrisposto dai due figli, ma lui nonostante tutto amava, accettava, accoglieva, era aperto, a braccia aperte, sempre. E oggi sentiamo nei confronti di Gesù questa vicenda vera, non è una parabola, ma un fatto accaduto. Tra l'altro è soltanto Giovanni che parla di questa storia, di questo momento così difficile anche per questa donna peccatrice, ma come anche il Vangelo di Luca di domenica scorsa, è l'unico Vangelo che parla del Padre misericordioso. È interessante vedere come questi due evangelisti hanno voluto proprio sottolineare questi aspetti dell'amore di Dio, della sua misericordia, della sua bontà, per dirci: ecco, non perdiamo questa vicenda perché è preziosa, e vediamo quanto sia veramente preziosa. Allora sentiamo come, ecco, l'incontro tra Gesù e questa donna, ma soprattutto tra coloro che gli rapportano dinanzi, questi farisei, i dottori della legge, gli scribi, quelli che conoscevano bene la legge di Dio, quelli che avevano questo sentore di essere migliore degli altri, di essere più preparati, di essere più bravi. Ecco, è proprio su questo che si misurano con il Signore, pensando di metterlo poi nell'accusa, per trovare una prova lecita per accusarlo e per condannarlo. Vedremo che la cosa andrà avanti e che veramente succederà così, con dei pretesti. Gesù verrà poi condannato. Ma in questo contesto siamo certi che Gesù, ecco, li fa riflettere, come dire, gli fa fare un esame di coscienza di fronte a questa peccatrice. È vero che Mosè aveva messo nella legge questo codice, ma è un codice scritto da Mosè, non era la legge vera di Dio. E direbbe in un altro passaggio Gesù, sempre nel Vangelo di Matteo: è per colpa del vostro cuore indurito che Mosè ha voluto aggiungere questa parte, per dire che i ben pensanti, coloro che si sentivano già migliori o ormai arrivati, perfetti, ecco che non fanno parte realmente di coloro che conoscono Dio. Perché tutti noi, certamente, se siamo in umiltà e se riconosciamo i nostri limiti, abbiamo sempre bisogno di perdono, abbiamo sempre bisogno di camminare, abbiamo sempre bisogno di essere nel migliorarci giorno dopo giorno. Nessuno di noi può dire che è arrivato, che è già perfetto. Ma di fronte a questi grandi sapienti, ecco che Gesù non dice nulla, perché certo lo mettono alla prova, lo tentano, ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Ecco, è una figura, un'immagine molto bella questa del suo silenzio, un silenzio che però dice molto, un silenzio che fa anche riflettere dinanzi a questa condanna, a queste minacce, a questo metterlo alla prova. Ecco, c'è tutta l'ipocrisia, c'è tutta la mendacità, c'è tutta l'incoerenza di queste persone che si pensavano già perfette, già conoscitori della legge di Dio, coloro che sapevano come, ecco, dire bene le cose. Ecco, allora, visto la loro insistenza, dice questa frase che veramente scuote tutti: chi di voi è senza peccato getti per primo la pietra contro di lei. Ecco, semplicemente nel dire chi si riconosce così perfetto, santo, già unico come Dio stesso, ecco che allora può farlo. E quest'altra provocazione da parte di Gesù li ha scossi, certamente, e da lì quelli che
Gesù, ecco, loro hanno saputo ritornare in se stessi, hanno saputo riflettere sulla loro vita e nessuno si sarebbe poi sentito così già perfetto, già arrivato da lanciare questa pietra contro la povera donna. Ecco allora questo esempio per dire come di fronte alla misericordia di Dio, e Gesù ce la dimostra di nuovo in questo brano, ecco, c'è tutta la volontà del Padre di dare qualche possibilità in più a coloro che hanno sbagliato, a coloro che sono nel peccato, a coloro che ritornano a Dio con una conversione vera, con un cuore contrito. Ecco, Dio non ricaccia nessuno, ma anzi, Dio per primo è alla ricerca di coloro che sono lontani. Pensiamo alla parabola del buon pastore che va alla ricerca della pecora perduta, per dire, ecco, tutto l'interesse che Dio ha è proprio questo, per la nostra salvezza, per il nostro ritorno a Lui, per scoprire ogni giorno quanto Lui ci ama. E allora di fronte a questo vuoto che si era creato, Gesù e la donna rimangono lì soli. Anche un quadro molto interessante, vedere come ormai la donna scopre la misericordia del Padre proprio attraverso il Maestro. E Gesù dice: ma donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? E lei risponde: nessuno, Signore. Ecco, interessante vedere che non lo chiama Gesù di Nazareth, profeta, ma Signore, proprio perché riconosce da quelle parole, da quel gesto, da quel modo di fare, che ha di fronte a sé veramente Dio, e di fronte a sé il Salvatore del mondo. E Gesù può dire allora: neanche io ti condanno, ma tu va e d'ora in poi non peccare più. Ecco la potenza dell'amore del Padre, che ci dà l'opportunità di cambiare, di poter voltare pagina, di avere delle chance in più, proprio per crescere, per camminare con Lui, per riconoscere l'amore che non ha fine, l'amore che è sempre alla ricerca di chi è lontano, di chi è nel peccato, di chi pensa forse anche di non essere degno di arrivare a un amore così grande. Eppure Dio è ben più grande di tutti i nostri limiti, dei nostri peccati, delle nostre congetture. A volte siamo noi che ci vogliamo schiacciare, ma invece è Dio che ci risolleva, che ci fa crescere, che ci rialza. E questo capita proprio a questa donna, che tutti erano così pronti a condannare, a lapidare, voleva proprio dire morire, in una maniera terribile, ma Gesù, attraverso la misericordia che dimostra, dice che lei può salvarsi, che lei ha delle prospettive in più, che lei può ritornare a quella vita vera che è degna per ogni figlio, per ogni figlia di Dio. E quindi anche un progetto di vita gli lascia: va e d'ora in poi non peccare più. Ecco, chi conosce il Signore, chi ha fatto esperienza di Dio, ha sicuramente questo desiderio di migliorare. Anche noi, se ci pensiamo, quando andiamo dal confessore, abbiamo sempre dei propositi, no? Giustamente, per migliorare i nostri atteggiamenti, nelle nostre scelte, nel nostro carattere, nel nostro modo di fare, per dire questo vale per tutti noi, invitati a non peccare più, o comunque a migliorarci, a essere più attenti, a crescere in quell'amore che il Padre ci manifesta attraverso il perdono dei peccati, attraverso la misericordia che troviamo proprio nel confessionale. Ma la troviamo sempre, ogni giorno, ogni momento che preghiamo, che ascoltiamo la parola di Dio, che cerchiamo di vivere le indicazioni del Vangelo. Ed è quanto Paolo ricorda ai Filippesi, proprio per questa esperienza così forte, perché lui, attraverso il suo essere innamorato di Gesù Cristo, vede nel Cristo proprio il suo modello e vuole guadagnare Cristo a tutti i costi, perché il resto considero spazzatura, considero la vita esterna come qualcosa di troppo poco. Ecco la fede che cosa ci porta a fare, a scegliere, perché se veramente Dio è così centrale nella mia esistenza, tutto ciò che è lontano, ecco, non mi interessa più. Ma ecco che la fede in Cristo, come ci dimostra Paolo, ci cambia la vita, perché la giustizia che viene da Dio è tutt'altra cosa, perché io possa riconoscere la potenza della sua risurrezione che mi ha cambiato, direbbe Paolo, e quindi tutto il suo cammino è per conoscere Lui. Allora anche noi che siamo qui vogliamo conoscere Lui attraverso la sua parola, attraverso i sacramenti,
attraverso delle opere di carità e di bontà che ogni giorno siamo chiamati a vivere e a fare. Quindi, ecco, questa conformarmi a Cristo, come dice l'Apostolo, conformarmi a Lui, nella speranza di raggiungere poi un giorno la risurrezione dai morti. Ma non è soltanto per l'incontro definitivo con Lui, è per vivere giorni qui sulla terra già da risorti, cioè persone che conoscono l'amore del Padre per loro, riconoscono la misericordia che Dio ha per tutti noi e vedono negli atteggiamenti di bene, di fratellanza, di vicinanza, di delicatezza, di amore verso gli altri, segni di vita nuova, segni di risurrezione. È proprio quanto vogliamo pregare, perché noi per primi possiamo sperimentarlo, ma sentire anche quanto questo mondo ha bisogno di questi atteggiamenti, atteggiamenti di bontà, di fratellanza, di pace, di vicinanza e non di sopraffazione, di arroganza, di cattiveria, di quello che è poi la guerra che noi conosciamo, abbiamo visto e vediamo ancora nelle nostre notizie. Quindi a maggior ragione preghiamo il Signore perché questo possa finire presto. Illuminati dalla parola del Vangelo, diciamo insieme: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per l'opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto il nostro pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo. Amen. Fratelli e sorelle, illuminati dalla parola di Dio proclamata, presentiamo al Padre della vita la nostra preghiera, facendoci voce della Chiesa e del mondo, dicendo: ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, perché seguendo l'esempio di Gesù, abbia sempre le braccia aperte per raccogliere i fratelli e le sorelle smarriti, raggiungendoli con tenerezza e discrezione. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i nostri catecumeni, perché aiutati dall'esempio e dalle parole dei catechisti e dei padrini, si preparino a lasciarsi conquistare da Cristo, camminando in novità di vita. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le persone migranti, perché nella nostra terra non si sentano esiliati, ma grazie alla nostra accoglienza sperimentino di essere ospiti nella comune casa donataci dal Padre. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi tutti, perché ci lasciamo modellare dal mistero eucaristico che celebriamo, donandoci a Dio e ai fratelli con Cristo nello Spirito. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Padre, che nel tuo Figlio crocifisso e risorto ci hai liberati dalla schiavitù del peccato e della morte, donaci di camminare sempre secondo lo Spirito Santo per essere tuoi figli misericordiosi. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen.
tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Annunciamo la tua morte, Signore. Gloria
solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Cesare, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto eucaristico, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sei santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sarà la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimettiamo i nostri debiti, anche noi rimettiamo i nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma ne felice da fare. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, dove sono, nessuno ti ha condannata? Nessuno, Signore, neanche io ti condanno. Vai d'ora in poi, non peccare più.
Amen.